Allora, buongiorno a Federica Carta e a Shade. Ciao. Bentornati su Ginger Generation. Grazie. Siamo in una location un po' diversa, con un clima un po' diverso. Devo dire che sono molto contento di rivedervi e di rivedervi qui in particolare. Siamo a Sanremo. Anche noi siamo contenti. Questa sera, grande debutto, senza farlo apposta, la vostra prima volta a Sanremo. Come state? L'altro giorno ci siamo visti e vi vedevo abbastanza tranquilli. Adesso è un po' salita l'ansietta oppure è cambiata qualcosa? La vedi l'ansietta? Non la percepisco, ti vedo tranquilla. Ci hanno truccato molto. Siamo bravi a nascondere. L'ansietta c'è e si sente tutta addosso. Però per noi è positivo, perché sotto stress diamo il meglio. È l'ansia che ci vuole. Esatto. Allora, noi abbiamo fatto un po' di domande ai vostri fan su Instagram, insomma sui social. Fra le altre che erano rimaste fuori l'altra volta c'erano: come è stato il primo impatto con l'Harrison? La prima volta cosa avete pensato appena siete entrati? Che in televisione sembra più grande. Allora sì, è vero, in televisione sembra immenso. Primissimo impatto. Ma devo dirti la verità, non è tanto la grandezza del posto, è la sensazione che ti dà, perché sai che in quel teatro è passata un sacco di musica importantissima nel corso degli anni e che adesso ci devi cantare, cioè ci devi cantare tu, ci devi cantare noi. Si respira un'aria magica. Esatto, è quello che ti mette un po' di pressione, però appunto come dicevamo prima in realtà è una pressione abbastanza positiva. In queste ultime ore avete avuto occasione di ascoltare le canzoni in gara oppure di incontrare magari personaggi di Sanremo che ancora non conoscevate? Abbiamo incontrato un po' tutti, ci siamo presentati ai più grandi, chi non ci conosceva, e abbiamo ascoltato solo due canzoni. Esatto. Tra un'intervista e l'altra, tra uno spostamento e l'altro. Perché dovendo provare ci mettevano le in-ear monitor in cuffia, sentivamo la canzone di quello prima di noi, però non siamo riusciti a sentire molto. C'è qualcuno con cui magari avete trovato subito feeling o che vi ha stupito per qualsiasi cosa che possa avervi detto, insomma? Io sono rimasta molto stupita dal modo di presentarsi di Cristicchi, ma non avevo dubbi che fosse una persona umile e rispettosa, ecco. Io molti generale, riconoscevo. Sì, esatto, io no, però... Sei un veterano ormai. In realtà sì, appunto, però... In generale abbiamo molto rispetto per tutti. Esatto, no, quello sì, perché comunque è vero che è un'edizione molto variegata, però c'è da dire che anche i più giovani hanno comunque già dei background solidi, vedi Ultimo, ma vedi anche Achille, comunque è mio compagno di rap, e hanno già vinto dei dischi d'oro, dischi di platino, l'ultimo addirittura fa i palazzetti, quindi è vero che magari non sono dei nomi storici come può essere magari, non lo so, Patti Pravo, Loredana Bertè, però comunque anche noi abbiamo il nostro da dire e speriamo anche da fare. Quali sono le caratteristiche dell'uno e dell'altro che vi piacciono di più e che invece vi infastidiscono terribilmente? Allora, di lui mi piace molto il suo modo di risolvere ogni tipo di problema, cioè nel senso lui... Mr. Wolf, risolvo problemi. No, è una persona molto buona e mi ritrovo molto in lui e ci sarebbero tante altre cose positive da dire. Ma non avremo tempo perché un'intervista è troppo breve, ce ne sarebbero almeno 3-4 da fare. Quello che odio è che mi prende sempre in giro. Eh sì, un po' ogni tanto la prendo in giro. Tocca a te adesso. Vabbè, di Federica anche qua potrei parlare del fatto che è bravissima dal punto di vista musicale, è un vero e proprio talento, dal punto di vista della scrittura, scoprirete vabbè, anche il suo disco. Vabbè, io non ti ho elogiato dal punto di vista È molto brava, ma... scrive veramente bene e l'ammiro molto come persona dal punto di vista artistico, dal punto di vista umano anche, perché è dolce e sa sempre come consolarti, ecco, questa è una cosa bella. La serata dei duetti, ne avete scelto uno particolarmente interessante? Sì, sì, sì. Cristina. Cosa ci potete raccontare di questa collaborazione che comunque già insomma nel passato avete portato avanti? Siamo super contenti. Ah, siamo contenti, poi Cristina non è né un'attrice né una cantante, è un'icona. Cioè, esatto. Cristina è proprio... è Cristina, cioè non c'è nessuno come lei nel panorama musicale. La cosa che mi piace molto è che comunque si è messa in gioco, nonostante abbia una carriera appunto storica, ha scelto di mettersi in gioco con due più piccoli, ci ha anche chiamato nel suo disco e ci ha sempre trattato appunto come pari, nonostante appunto per noi fosse Cristina Davena. Ecco, quindi, cioè. Ciao, siamo Ciao. Federica e Shade, mandiamo un grandissimo bacio a tutti i lettori di Ginger Generation.